Luca e Antonio sono due giovani studenti dell'Istituto Mottura, loro abbiamo chiesto cosa pensano della violenza di genere. È una cosa deplorevole a cui non dobbiamo più assistere nel 2022. La violenza non è mai il giusto mezzo, le azioni hanno conseguenze, è meglio prima parlare, e mai utilizzare la violenza. Due voci di due ragazzi che presto saranno giovani uomini e che hanno le idee chiare, anche grazie al lavoro progettuale scolastico che si svolge nella loro scuola, che da anni segue Curati tu, promosso dall'UEPE, come ci spiega la responsabile di progetto. Gli alunni hanno reagito con grande slancio, noi amiamo parlare al di là della didattica. Io per esempio sono una sostenitrice che l'apporto educativo viene ancora prima della didattica, perché noi dobbiamo formare, quando si dice con retorica, formare i cittadini del domani. Io ci credo fermamente. È proprio la violenza di genere al centro della conferenza dibattito che si è tenuta nell'aula magna dell'Istituto Sebastiano Mottura di Caltanissetta oggi dal titolo Diamo il messaggio corretto. Qui hanno partecipato, oltre alla dirigente dell'Istituto Laura Zurli, la presidente della Corte d'Appello di Caltanissetta Maria Grazia Vagliasindi, il questore di Caltanissetta Emanuele Recifari, la psicologa Loredana Genovese, Fabio Ruvolo, responsabile del progetto SAUM, l'arte terapeuta Vanni Quadrio e la direttrice dell'ufficio di esecuzione penale di Caltanissetta Enna, Rosanna Provenzano. Le ragioni di questa giornata di oggi, ovviamente, che ricadono in quella che è un obiettivo del nostro ufficio, cioè la prevenzione, anche perché il tema di oggi affonda le sue radici profonde nel sistema culturale, nel sistema comunicativo, no? E quindi oggi parliamo ai ragazzi e parliamo vero, tocchiamo, diciamo, la verità, il cuore, le ragioni che loro stessi devono, diciamo, riuscire a tirare fuori rispetto a degli input che noi lanciamo, inerenti al vissuto delle persone autori di questi reati. Quindi a partire da una pratica, tra virgolette, trattamentale terapeutica che il nostro ufficio agisce nei confronti di questi soggetti, andiamo a capire cosa, diciamo, come questo problema viene vissuto dai ragazzi e qual è il loro messaggio corretto? Dalle regole di diritto alla narrazione del cuore per dire mai più violenza di genere.